Un saluto a voi. In questo video vorrei parlarvi un po' di alcuni alimenti molto comodi che trovate al supermercato o in genere nelle salumerie. Sono prodotti facilmente reperibili che però al loro interno contengono tante insidie a cui dobbiamo stare attenti. Ci sono in sostanza tre categorie diverse di questi prodotti: quelli che possono essere utilizzati con una certa frequenza, quelli che vanno utilizzati con molta moderazione, quelli che andrebbero evitati se non in casi rarissimi, perché sicuramente al loro interno non hanno degli ingredienti molto validi. Allora, partiamo diciamo prima da quelli che sono apparentemente prodotti salutari, ma che non andrebbero invece consumati molto frequentemente, anzi andrebbero utilizzati molto molto raramente. Ho qui una confezione di una zuppa semplice che potete trovare in molti supermercati. Apparentemente molto valida, mi dice adatta a vegetariani, tradizione culinaria italiana, senza patate, senza glutammato, senza conservanti, ben 12 ingredienti. Già quando vedo troppi ingredienti insieme comincio un po' a insospettirmi, perché 12 ingredienti, già chissà se si combinano bene insieme, chissà se li riesco a tollerare bene, e quindi voglio vedere che cosa sono. Vado a vedere gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale che trovate ovviamente per obbligo di legge in tutti i prodotti, e andiamo a vedere che ci sono 22% di legumi in questa zuppa, che sono lenticchie rosse e verdi, azuchi, fagioli cannellini, fagioli dell'occhio, fagioli borlotti, fagioli bruni. Tutti questi ingredienti, quindi tutti questi legumi, sono presenti tutti in una stessa zuppa, in una stessa porzione. Se alcuni di questi legumi non sono facilmente tollerabili dal mio sistema immunitario, non li riesco a digerire bene, ce li trovo dentro e non posso fare nient'altro che toglierli se non sono d'accordo con la loro presenza. Quindi troppi legumi insieme non vanno bene, anche perché non riuscite a capire se li tollerate bene ed è difficile digerirli e riconoscerli anche dal vostro sistema immunitario. Quindi vi consiglio sempre un legume alla volta. Così avete modo di testare anche la tollerabilità da un punto di vista dello stomaco e del sistema immunitario e anche a livello intestinale, che è molto importante. Poi, vedo che questi legumi sono tra l'altro abbinati a cereali, orzo e farro per la precisione, per una percentuale del 7%. I legumi non vanno mai utilizzati insieme ai cereali perché aumentate tantissimo il contenuto di amidi nel vostro pasto. Vanno invece utilizzati con proteine vegetali o proteine animali. Poi ho 13% di verdure, e quindi io penso a questo punto introduco delle fibre finalmente, e invece le verdure sono carote, sedano e cipolle, quindi le fibre sono scarse perché sono verdure anche abbastanza zuccherine e amidacee. Poi è presente cavolo nero per il 2%, quindi praticamente quasi irrilevante. Olio extravergine di oliva, olio di semi di girasole e sale, e poi piante aromatiche. Allora, anche mischiare diversi oli insieme non va bene, e soprattutto nelle cotture sarebbe da evitare l'olio di semi di girasole. L'olio di semi di girasole è un olio un po' particolare, che ha dei benefici, ma anche purtroppo dei lati negativi, perché nel processo di raffinazione questi prodotti, questi oli, purtroppo tendono a diventare grassi trans. I grassi trans fanno molto male perché aumentano, vanno a peggiorare il rischio cardiovascolare, aumentano i livelli di insulina, aumentano anche i radicali liberi e sicuramente non sono validi da un punto di vista nutrizionale, sono molto pericolosi anche per la salute e per l'equilibrio cardiovascolare. Inoltre, l'olio di semi di girasole contiene molti omega 6, quindi quei fattori pro-infiammatori, che sono in eccesso normalmente nell'alimentazione occidentale e che dovrebbero invece essere bilanciati con il più salutare omega 3, che sono antinfiammatori, proprio per mantenere questo equilibrio tra fattori pro-infiammatori e antinfiammatori. Vi ricordo che l'equilibrio tra omega 6 e omega 3, la corretta proporzione è di 5 a 1, massimo 6 a 1 tra omega 6 e omega 3. Attualmente la nostra alimentazione occidentale prevede 12 a 1 di omega 6 barra omega 3. Quindi questa proporzione non va assolutamente bene perché è sbilanciata a favore dei fattori pro-infiammatori e tende
a mantenere degli alti livelli di infiammazione con conseguente produzione di radicali liberi nel nostro organismo. Per cui consumare sempre prodotti con olio di girasole all'interno assolutamente non va bene e invece vanno ridotti, vanno utilizzati con moltissima moderazione. Utilizzate nelle vostre cotture l'olio d'oliva o cercate di non utilizzare proprio olio e di sostituirlo magari con acqua, con vino. Il vino va benissimo per le cotture, per esempio. Inoltre, ritorniamo un attimo alla nostra tabella degli ingredienti, la dichiarazione nutrizionale. In questa zuppa noi vediamo anche che la dichiarazione nutrizionale ci svela dei segreti di questo alimento. Allora, noi abbiamo per 100 g di zuppa 11 g di carboidrati, 2,7 g di grassi, 1 g soltanto di fibre, 3,7 g di proteine, quindi è molto sbilanciata per quanto riguarda i carboidrati, di cui uno 0,5 g sono zuccheri, tra l'altro, come vi dicevo prima. Allora, una porzione sono 310 g e abbiamo in una porzione abbiamo 34 g di carboidrati, ed è tanto, per una zuppa ovviamente, abbiamo 3 g di fibre, 11 g di proteine. Abbiamo quindi ancora una zuppa che non è quello che ci aspettiamo, cioè non ha un alto contenuto di fibre e di proteine, ma ha un alto contenuto di carboidrati invece al suo interno. Inoltre, la cosa che a mio avviso è più pericolosa di questo alimento è il contenuto di sale, che è 0,6 g di sale in una sola porzione di questa zuppa. Io vi ricordo che la quantità di sale consigliata giornalmente in una alimentazione sana è di massimo proprio come soglia 5 grammi. Se voi già con una zuppa soltanto ne introducete quasi un grammo, 0,6 grammi, insomma state già, dovete comunque continuare a monitorare i vostri livelli di sale nelle vostre pietanze perché già ne state assumendo tanto. Magari a questa zuppa unite un affettato, unite una carne lavorata e avete già superato i livelli di sale giornaliero. Diciamo che l'alimentazione occidentale di una persona che non ha un occhio di riguardo per il sale che introduce nelle sue pietanze va sui 12 grammi al giorno di sale. Si dovrebbe, diciamo che proprio l'optimum sarebbe 1,5 grammi di sale al giorno e quindi già, come avete visto, praticamente siete quasi alla metà mangiando soltanto una porzione di questa zuppa. Quindi assolutamente potete fare una cosa molto più valida, molto più rapida, anche comunque insomma rapidamente. Certo, non ci mettete 3 minuti soltanto per riscaldarla come in questo caso, ci mettete un po' di più, però fate qualcosa di più valido utilizzando degli alimenti diversi che comunque trovate nel supermercato e che potete facilmente abbinare a degli ortaggi, magari a foglia verde, a delle verze, che contengano meno carboidrati, più fibre e anche un po' di proteine in più. Vi consiglio per esempio di utilizzare dei semi di miglio e dei semi di quinoa che trovate sempre nei supermercati, comunque nelle salumerie in genere, e che invece hanno una composizione nutrizionale ben diversa. Vediamo per esempio il miglio per ogni 100 grammi contiene 72,8 grammi di carboidrati, 8,5 grammi di fibre, 11 grammi di proteine e sale 0,01 grammi, quindi pochissimo, praticamente un contenuto di sale quasi inesistente. E invece avete utilizzato un alimento valido e abbastanza bilanciato da un punto di vista dei macronutrienti. Il miglio non richiede ammollo, potete utilizzarlo anche dopo aver fatto l'ammollo, io ve lo consiglio, però magari se dimenticate di metterlo in ammollo lo potete utilizzare comunque tranquillamente. Cuoce 15 minuti e può essere utilizzato appunto per delle zuppe in cui non unite troppi cereali e legumi insieme, ma utilizzate ad esempio il miglio, utilizzate degli ortaggi come di stagione, come vi dicevo prima, e utilizzate anche per esempio del pesce o della carne, oppure potete farlo tranquillamente secondo una ricetta vegetariana, evitando quindi carne o pesce. Quest'altro seme molto valido da un punto di vista nutrizionale, anche più valido del miglio, è la quinoa.
La quinoa contiene 64 grammi di carboidrati, 14 grammi di proteine, quindi ancora di più del miglio, contiene 7 grammi di fibre, quindi siamo lì rispetto a quest'altro cereale che vi ho fatto vedere prima. La quinoa, vi ricordo, non è un cereale vero e proprio, ma è uno pseudo cereale. Contiene 0,01 grammi di sale, quindi anche qui siamo a livelli bassissimi. La quinoa può essere tenuta in ammollo dalle 4 alle 8 ore e va sciacquata bene prima di cucinarla, può essere leggermente tostata in una pentola e poi può essere utilizzata, può essere cotta in 15 massimo 20 minuti, buttando praticamente nella pentola acqua bollente già e facendo in modo che l'ebollizione si conservi per tutto il periodo della cottura. Questo è il segreto per cuocere bene la quinoa, farla venire bene nelle vostre pietanze. Può essere anche cotta volendo con brodo vegetale. La quinoa si presta anch'essa a fare delle zuppe molto più valide di quella che abbiamo visto prima, già pronta, e è un alimento validissimo e già bilanciato da un punto di vista nutrizionale. Se lo unite anche a degli ortaggi di stagione avete fatto un alimento perfetto praticamente, soprattutto per il pranzo, non per la cena. Un'altra cosa che potete utilizzare, che trovate nel supermercato, potete utilizzare abbastanza frequentemente, è il grano saraceno. Giusto per darvi un po' di varietà nei prodotti, il grano saraceno lo trovate anche nelle confezioni in semi, come vi ho fatto vedere il miglio e la quinoa, ma il grano saraceno lo trovate in effetti anche come la quinoa e il miglio, anche soffiato. Quindi questo grano saraceno soffiato può essere utilizzato per esempio per delle colazioni. Anche qui vedete che per 100 grammi abbiamo solo 2,5 grammi di grassi, 68 grammi di carboidrati e ben 7 grammi di fibre, 11 grammi di proteine e meno di 0,01 grammi di sale. Quindi anche qui vi tenete su livelli bassi di sale. Perché dovete evitare tutto il sale nascosto in queste preparazioni, soprattutto in queste zuppe pronte, nel pane, quello in cassetta, tipo pan bauletto per intenderci, nei biscotti, anche lì c'è molto sale, anche se non lo immaginate, nelle fette biscottate, insomma, in tutti i prodotti da forno trovate tantissimo sale. Il sale nascosto provoca ipertensione, può creare un rischio di andare incontro al cancro, all'esofago, allo stomaco, e quindi in tutte queste preparazioni va assolutamente evitato tutto quello che contiene grammi di sale in eccesso. Per quanto riguarda gli altri prodotti e gli altri ingredienti che potete trovare negli alimenti già pronti, quelli preconfezionati, spesso diciamo, i più pericolosi sono quelli che contengono praticamente nitriti, nitrati, i nitriti soprattutto, poi si trasformano in nitrosammine, che comunque provocano un rischio per quanto riguarda il tumore allo stomaco, all'esofago, sono anche degli agenti mutageni. Sono molto pericolosi tutti quegli additivi come anidride solforosa, solfiti, bisolfiti, metasolfiti e anche gli edulcoranti. Inoltre tutti quegli alimenti che contengono sciroppo di glucosio e fruttosio vanno ad arrecare molti danni al fegato, ai reni, al pancreas. Poi dovete stare molto attenti a tutti i derivati del frumento che sono contenuti in queste pietanze, in questi prodotti industriali, che spesso contengono addirittura glutine di frumento, magari con la scritta bio, ma sempre glutine di frumento, e contengono anche amido di riso, amido di mais, zucchero di canna, anche i legumi, spesso quelli precotti, contengono zucchero. Quindi state attenti agli ingredienti, guardate bene sempre gli ingredienti e le tabelle nutrizionali. Inoltre anche il latte in polvere spesso si trova in molte preparazioni, per non parlare poi di maltodestrine e glutammato. Il glutammato chiaramente è uno di quegli ingredienti più pericolosi, anche se su YouTube trovate qualche video di qualche chimico che vi dice il glutammato in realtà è un alimento, è un ingrediente che non è così pericoloso, è naturale, i cinesi, i giapponesi lo usano da tantissimo tempo. Poi però dovreste anche andare a vedere i livelli, i tassi di incidenza di ictus e di tumori allo stomaco e all'esofago magari in questi paesi asiatici per rendervi conto di quanto il glutammato in realtà sia nocivo per la vostra salute. Diciamo che tra i vari additivi alimentari che possono essere edulcoranti, possono essere addensanti, antiossidanti eccetera eccetera, molti di questi possono provocare sensibilizzazioni, infiammazioni alla mucosa gastrica,
fenomeni di sensibilizzazione, mal di testa e disfunzioni ormonali anche. I più innocui, diciamo, quelli che possono essere tollerati al di sotto di una certa soglia, sono i sorbati, gli acetati, ovviamente la lecitina di soia, l'acido ascorbico, il tocoferolo, i lattati e i citrati. Questi, diciamo, quando li trovate negli ingredienti, tra gli ingredienti degli alimenti industriali, non vi preoccupate più di tanto. Ma se cominciate a trovare acido formico, acido solforico, anidride solforosa, glutammato, gomma lacca, cercate insomma di stare alla larga da questi prodotti il più possibile e di sconsigliarli anche. Inoltre ci sono tutta una serie di additivi che sono praticamente presenti soprattutto nei prodotti senza glutine. Questi prodotti senza glutine contengono solitamente maltodestrine, ancora come dicevo prima, sciroppi di riso, amidi modificati di tapioca e di mais e sono quindi presenti ingredienti che alzano tantissimo l'indice glicemico di questi alimenti e quindi vi danno un prodotto che certamente è senza glutine, ma che vi porta dritto dritto verso la sindrome metabolica perché vi alza tantissimo i livelli di glicemia, quindi di glucosio nel sangue e di insulina. Le sigle degli amidi modificati ci tengo un attimo a dirvele perché sicuramente quando le trovate nei prodotti, negli ingredienti dei prodotti non li riconoscete. E sono tutte sigle praticamente che iniziano con E e hanno più o meno un numero tipo 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 22, 1440, 1450, 51 e 52. Tutti questi sono amidi modificati che dovreste evitare negli ingredienti delle vostre, dei vostri prodotti che acquistate al supermercato o in salumeria. Quindi, diciamo che questi, quanto più il prodotto è lavorato e modificato rispetto alla materia prima, più avete la possibilità di trovare degli additivi alimentari che non dovrebbero essere introdotti nella vostra alimentazione quotidiana. Sicuramente questi prodotti industriali, per creare una sorta di dipendenza nei confronti da parte del consumatore, utilizzano molti zuccheri, molto sale, molti grassi. E quindi diciamo ci distruggono in maniera inconsapevole molto lentamente la salute. Inoltre sono confezionati secondo delle strategie di marketing, quindi presentano diciamo una confezione molto accattivante secondo delle strategie di packaging e quindi siamo invogliati a comprarle ancora di più perché vediamo una bella confezione. In questa confezione però dobbiamo anche andare a leggere, come vi dicevo prima, gli ingredienti, dobbiamo leggere quali sono i valori nutrizionali e quali sono tutti questi additivi che vengono utilizzati in questi prodotti per renderli sicuramente meglio conservati, ma purtroppo più dannosi per la nostra salute. Diciamo che il packaging attualmente è utilizzato soltanto per richiamare il consumatore a comprare un alimento. Ma in realtà il packaging potrebbe essere utilizzato in maniera molto migliore, molto più consapevole. Ci sono degli studi che riguardano il packaging attivo, per esempio, cioè una sorta di confezione di involucro che è sicuramente biodegradabile, che è sicuramente non dannoso da un punto di vista ambientale, da un punto di vista organico, non peggiora, non altera le caratteristiche organolettiche dei prodotti, degli alimenti, soprattutto di quelli ortofrutticoli. Ma addirittura rilascia sostanze che sono antiossidanti, oppure che migliorano la qualità dell'alimento, oppure per esempio ne bloccano il processo di maturazione. Quindi ci sono dei packaging che vanno a sottrarre l'etilene e quindi bloccano appunto il processo di maturazione senza necessità di utilizzare degli antiossidanti artificiali all'interno del prodotto. Inoltre altri packaging, altri tipi di involucri vanno a rilasciare antiossidanti naturali nel cibo, catturano l'ossigeno e quindi lo preservano in maniera ottimale anche senza additivi, senza conservanti all'interno. Nell'Università di Parma si studia proprio questo tipo di packaging con materiali ovviamente edibili oppure materiali comunque biodegradabili e che rilascino sostanze benefiche negli alimenti. Questa dovrebbe essere, diciamo, una linea molto valida per quanto riguarda la ricerca nel campo alimentare.
Un altro tipo di alimento che volevo sottoporre alla vostra attenzione è questo croccante di semi di sesamo. Un alimento abbastanza valido da un punto di vista nutrizionale perché può essere utilizzato a colazione. Contiene semi di sesamo per il 60%. Però lo potete tranquillamente fare a casa e avere un prodotto molto più valido. Perché per esempio questo croccante, che non è tra i peggiori sicuramente, contiene 60% di semi di sesamo, il resto è zucchero e poi contiene sciroppo di glucosio. Quindi io eviterei ovviamente tutte le preparazioni che contengono sciroppo di glucosio e andrei a fare con poca difficoltà in effetti un croccante a casa molto più semplice, con semi di sesamo con una percentuale magari dell'80% e zucchero soltanto del 20%. Comunque questo è un alimento che può essere utilizzato con moderazione, diciamo. Un altro alimento invece che può essere utilizzato tra questi che vi dicevo con moderazione, ma comunque più frequentemente, è questa farina di mandorle. Questa è una marca che ovviamente non vi faccio vedere, non vi dico, che produce molte farine, tra cui la farina di castagne, produce la farina di grano saraceno, la farina di riso, quella di avena, anche se non erro la farina di ceci produce questa azienda, e però diciamo che anche in questo caso c'è un però. Questa farina di mandorle, che sulla confezione mi dice 100% mandorle italiana, in realtà non è 100% farina di mandorla, ma è 60% farina di mandorle, il resto è zucchero, 5% addirittura zucchero di canna. Quindi se vogliamo fare una torta, chiaramente utilizziamo questa e non utilizziamo zucchero in più, perché già ce n'è anche troppo. Infatti qui abbiamo 45 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, è veramente tanto. Quindi io vi consiglio questa, utilizzarla solo ogni tanto, e prendere invece una farina 100% mandorle e poi cercare di utilizzare poco zucchero, magari riducendolo sempre di più nelle vostre preparazioni, nelle vostre torte. Un altro alimento che è valido, però comunque contiene delle insidie all'interno, sono questi grissoni di grano saraceno. Questa azienda produce anche delle sfoglie di grano saraceno che a mio avviso sono molto più valide, perché purtroppo in questa preparazione di grissoni di grano saraceno, che voi vedete così abbastanza chiari in effetti, e già questo mi insospettisce perché le preparazioni con il grano saraceno dovrebbero essere molto scure invece, questi grissoni, quindi diciamo questi tipo grissini insomma proprio grandi, contengono farina di grano saraceno per il 50%, il resto è farina di mais e sale. Quanto sale? Per 100 grammi di questo prodotto, in realtà tutta la confezione è 100 grammi, quindi ne consumate molto di meno, comunque ci sono 1,3 grammi di sale, che non è poco. I carboidrati sono l'80%, e le fibre l'11%, le proteine il 10% in tutta la confezione. Quindi comunque la presenza del mais peggiora moltissimo le caratteristiche nutrizionali di questo prodotto. Insomma, bisogna cercare di rendersi conto che l'industria alimentare in realtà tende a utilizzare molti prodotti scadenti, molte materie prime scadenti nelle sue preparazioni. Quindi la prima cosa da fare sarebbe fare una corretta informazione alimentare, una corretta educazione alimentare. In ogni supermercato e in ogni salumeria andrebbero affisse delle tabelle in cui vengono riportati gli additivi alimentari innocui e quelli invece pericolosi, e anche le soglie chiaramente di tollerabilità di questi additivi. E poi sicuramente da parte dello Stato ci dovrebbero essere delle politiche nutrizionali più valide, delle politiche industriali più valide, perché per esempio per i produttori di alimenti industriali che utilizzano questi, diciamo, gli additivi meno pericolosi, andrebbero previsti per esempio degli sgravi fiscali, andrebbero premiati in qualche modo questi produttori che non utilizzano olio di palma, che non utilizzano troppo olio di girasole, comunque non lo mettono in ogni preparazione, che non aggiungono in ogni preparazione amido di mais, di frumento, come vi dicevo prima, che non utilizzano maltodestrine e che comunque cercano di fare un alimento, un prodotto abbastanza valido da un punto di vista nutrizionale, comunque almeno non dannosissimo.
ma a questo tipo di risultato si arriva nel tempo, educando i consumatori e facendo in modo che siano i propri consumatori con le loro scelte in qualche modo a direzionare l'industria alimentare e a fare in modo da premiare sempre di più i produttori che non utilizzano materiali, materie prime scadenti. Un'altra cosa molto importante da dire è che in cottura tutti questi ingredienti che troviamo nelle zuppe precotte, in questi prodotti in cui si mischiano insomma tante cose al loro interno, tanti ingredienti, spesso in cottura questi ingredienti possono provocare la formazione di idrocarburi policiclici aromatici, di acrilammide, ammine eterocicliche, acidi grassi trans, acidi grassi idrogenati, insomma. Quindi dobbiamo anche pensare a cosa succede quando andiamo a mettere nel forno a microonde o nel forno classico questi prodotti, che tipo di composti andiamo a ingerire e soprattutto quanto ne andiamo a ingerire, perché in realtà questi composti che sono cancerogeni non andrebbero proprio utilizzati, non andrebbero proprio ingeriti, però oltre a una certa soglia cominciano a provocare dei danni seri. In sintesi, quando andiamo al supermercato cerchiamo di essere un po' più consapevoli. Guardiamo sicuramente la confezione quando ci piace, quando è carina, prendiamo anche il prodotto, ma guardiamo gli ingredienti, guardiamo tutti gli ingredienti nascosti, cerchiamo di capire che cosa significano. Non prendiamo e buttiamo nel nostro carrello senza renderci conto di quello che compriamo. Andiamo al supermercato con una lista della spesa e non compriamo altro. E cioè, soprattutto cerchiamo di preferire quegli ingredienti che non sono molto lavorati. E poi teniamo in conto che anche spendere un po' di tempo, impiegare meglio ancora un po' di tempo per la preparazione dei nostri cibi, sicuramente ci fa rimanere in salute, ci permette di non introdurre continuamente dei composti tossici nel nostro organismo e poi comincia a creare un piccolo cambiamento anche a livello della società e della produzione industriale. Come dico sempre, ogni nostra scelta è una scelta politica, proprio perché con le nostre scelte, anche da consumatori, direzioniamo la produzione industriale, quindi in qualche modo stiamo facendo un'operazione economica e anche un'operazione politica, perché stiamo imponendo una direzione appunto alla nostra economia, che va verso la salute pubblica, una maggiore salute pubblica. Facciamo in modo di non cedere a qualsiasi pressione da parte dell'industria alimentare che ci impone certi prodotti, ma siamo noi a imporre le nostre scelte all'industria alimentare. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vogliate seguire sempre i contenuti che verranno pubblicati su questo canale e anche la mia pagina, che è dottoressa Cristina Coccia, biologa e nutrizionista, su Facebook. Un saluto.